Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. L'articolo 21 dice due cose: che si ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e che la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni e censure. Questo perché non solo tu puoi manifestare il tuo pensiero a chi ti è vicino, a un amico, a qualcuno del tuo contesto, ma perché lo puoi rendere noto a tutti. Quindi la stampa rappresenta in qualche modo la potenzialità di raggiungere chiunque col tuo pensiero, la massima espressione del proprio pensiero. Però attenzione! Perché tutto l'articolo non è solo un richiamo alla libertà di poter fare quello che si vuole, ma anche dà al giornalista o a chi esercita questo diritto il senso di responsabilità di doverlo fare con senso delle cose, con la responsabilità di quello che si dice. Non solo grande libertà, ma anche grande responsabilità. L'articolo 21 della Costituzione parla del diritto di parola e di espressione, quindi è rivolto a tutti quanti, non solo ai giornalisti. Oggi con i social ognuno di noi è libero di esprimere le proprie opinioni, giuste o sbagliate che siano, quindi riguarda un po' tutti questo diritto. Penso che al giorno d'oggi siano diventati sì un bene, ma anche un grande problema, per il semplice motivo che distolgono alle volte ciò che è la realtà. I social hanno cambiato il modo, l'hanno un po' un giornalismo deprezzato adesso, secondo me. Come a volte davvero si dice, sono più giornalai che giornalisti, no? Forse è influenzato, un po' deviato da ciò che magari sono le notizie sui social, al quale il giornalista poi fa riferimento. Io penso che il giornalismo non è mai cambiato, non è mai cambiato quando è arrivata la radio, non è mai cambiato quando è arrivata la televisione, non cambierà perché sono arrivati i social. Tutti vanno in televisione, diciamo, il giornalista non è più giornalista, è diventato un opinionista, no? Però non faccio questo lavoro, però penso che il giornalista si basi su ciò che è la realtà dei fatti nel mondo. Quello che sempre più si richiede a un giornalista è una maggiore credibilità, l'autorevolezza. E quella è la storia di ognuno di noi. Nel momento in cui tutti parlano e tutti raccontano, viene naturale a ognuno di noi scegliere le persone da ascoltare. I grandi giornalisti dell'epoca, chi c'è rimasto? Ma sono poche, tolta quella generazione penso che non rimarrà nient'altro. Sulle prime puoi scegliere quelle che ti danno maggior riscontro emotivo, quello che ti fanno più contento, ma alla lunga scegli chi dice la verità, o almeno la verità che è riuscito a provare lui. Secondo me c'è un legame stretto tra giornalismo e democrazia, però è sempre una scelta del giornalista. Che il giornalismo garantisca la democrazia, il giornalismo come è fatto adesso assolutamente no, non credo in questo. Anche se l'Italia ha fatto rispetto al passato passi enormi, però ancora non c'è proprio una stampa, c'è la stampa di parte, non è proprio... Ovviamente dipende anche dalla testata giornalistica e da quello che è il pensiero anche un po' politico, ma traspare anche tanto razzismo, per esempio. Ci sono però momenti in cui bisogna usare anche la durezza del linguaggio, ci sono momenti in cui il giornalista ha bisogno di contrapporsi duramente alla realtà che va a affrontare. Non deve essere la regola e sempre deve essere fatto con rispetto della dignità della persona e della materia di cui ti occupi. Tutti quanti abbiamo diritto a dire la nostra, poi giustamente c'è chi crede a una parola e chi crede ad un'altra, di conseguenza la verità è sempre nel mezzo, come si dice. Se i cittadini hanno in Italia la possibilità di informarsi in maniera corretta, io non credo, perché c'è a partire dai titoli di giornale non siamo correttamente informati, secondo me. Certo, si può dire qualsiasi cosa, ma bisogna anche avere il rispetto per la dignità delle persone. Ad esempio, in fondo, il richiamo al comune senso del pudore che è rimasto nel nostro modo di dire, fondamentalmente è unicamente il rispetto della dignità degli altri. Si torna al concetto di responsabilità. Tanto sei libero, tanto devi essere responsabile. Non c'è un'informazione realmente libera, diciamo, in qualche modo, ma bisogna essere poi bravi a
cercare di filtrare bene e controinformarsi, cioè non leggere solo un giornale, ma andare oltre e informarsi il più possibile su varie fonti. Il TG1 dice la sua, il Rai1 dice la sua, Mediaset dice la sua, per motivi politici e altre cose. Io ascolto, poi traggo le mie conclusioni secondo di quello che potrebbe, se una cosa suona bene o suona male. La mala informazione avviene per questo, perché poi ognuno, cioè libertà d'espressione secondo me va un po' a un attimo rivista, perché poi ognuno dice quello che vuole, poi la gente però legge la notizia e non vede però qual è se è vera poi quella notizia. Una notizia non è uguale all'altra, la notizia può essere vera o falsa, e tra notizia vera e notizia falsa c'è una grande differenza, e quella differenza la dà la mia capacità critica di analizzare e la credibilità della persona che quella notizia l'ha data.